Allora siamo con Antonio Lovicario, campione italiano in carica, sicuramente uno dei giovani più promettenti dell'agonismo nazionale. Allora Antonio, come ci si sente da campione italiano? Beh, si sente sicuramente bene, una bella sensazione. Titolo difficile, arrivato con grande sacrificio. Le condizioni meteo, come tutti sapete, non hanno favorito il campionato, però chi ha avuto più costanza nelle due giornate è riuscito a fare il risultato. L'unico rammarico è stato le scelte iniziali, che magari avrebbero potuto incrementare il mio vantaggio e avere più tranquillità la seconda giornata, che fino all'ultimo non sai mai se sei riuscito o se sei nel secondo gradino del cuore. Senti, mi è cambiato qualcosa nel tuo modo di andare a mare, nel tuo modo di sentirti in questo anno in cui hai una medaglia al collo e uno scudetto sul petto? No, niente, assolutamente niente. Sono sempre lo stesso di prima. Prima del campionato e dopo il campionato, sempre lo stesso. L'unica cosa è che ora magari sì, qualche consapevolezza in più nei tuoi mezzi, ecco, che sai che puoi arrivare a certi traguardi che ti sei posto in testa già da tanto. Senti, l'agonismo in Italia paga un po' il fatto che poi di fatto di gare importanti ce ne siano veramente poche. Come pensi di prepararti per il prossimo assoluto che, insomma, sembrerebbe ormai quasi sicuramente si disputerà a Marsala? Beh, Marsala è un campo difficile perché le correnti condizionano molto sia la preparazione che la gara. Quindi penso che un accurato allenamento sia a secco che in mare possa garantirti la prestazione per tutte le 5 ore di gara. Con il remore delle esperienze passate si cerca sempre di sfruttare gli errori per far meglio. Senti, tu sei figlio d'arte, papà a Marsala ha fatto il suo ultimo campionato di prima categoria nel 2004, ti dà una mano quest'anno? No, assolutamente no. Sono solo io con le mie gambe. No, non voglio aiuti. Magari qualche segnale, No, sono troppo fondi su. Papà pescava troppo fondo, io preferisco stare più nell'acqua che mi compete. Senti, ma vai a mare con papà o...? Sì, ogni tanto andiamo, ogni tanto, ormai purtroppo il lavoro ci tiene lontani, quindi è più difficile trovare i momenti per andare a pesca insieme, però si potrebbe riuscire, ogni tanto si riesce. Senti, come hai visto questo Eudy Show? Beh, è una bella manifestazione comunque. Vedi tante novità, vedi prodotti d'alta classe veramente. Vedi tanta gente interessata al mondo della subacquea, che dalla realtà che è la Sardegna, come la posso vedere io, non siamo in tanti. Quindi vedere che comunque ci sono tanti appassionati che vengono, ti chiedono sui prodotti, sono interessati, fa piacere. Insomma, poi quest'anno ti sarà toccato anche firmare autografi. Non si fa con piacere però. È assolutamente una seccatura. Un grosso in bocca al lupo per quest'anno e ci vediamo a Marsala. Senz'altro, ciao. Ciao.